Mentre infuriava la tempesta sui mercati finanziari, sono usciti i dati dell'ultima indagine sulle forze lavoro. Sono passati. Sembrava che ci stessimo avviando verso un mondo dominato da paesi ieri poveri. L'Unione Europea non ha abbassato i tassi di interesse, però ha lasciato capire che presto lo farà. Oggi si dà i premi Nobel a questi economisti bravi, eccellenti, che con i loro modelli matematici riescono a prevedere la borsa di Hong Kong fra 20 anni. Ma chi se ne frega? L'economia dovrebbe essere fondata sulle esigenze dell'uomo. L'economia dovrebbe essere fatta non per i criteri economici, ma per l'uomo. La crescita. Ma siamo sicuri che il progresso deve essere solo crescita? O non sarebbe molto meglio arrivare ad una situazione in cui abbiamo poco ma il giusto? Poco ma il giusto. Poco ma il giusto. E tutti un po' di più. Voglio dire, se ci rimettiamo a pensare ciò di cui veramente abbiamo bisogno, non è quello che l'economia di oggi ci dà. Se tu pensi, oggi l'economia è fatta per costringere tanta gente a lavorare a ritmi spaventosi per produrre delle cose per lo più inutili, che altri lavorano a ritmi spaventosi per poter comprare. Perché questo è ciò che dà soldi alle società multinazionali, alle grandi aziende. Ma non dà felicità alla gente, ma non dà felicità alla gente. Io trovo che c'è una bella parola in italiano che è molto più calzante della parola felice, ed è contento, accontentarsi. Uno che si accontenta è un uomo felice, perché questo sistema fondato sulla crescita dei desideri, no? C'è sempre un desiderio che per te è irraggiungibile, rende tutti infelici.